Ce l'hai fatta? Certo che sì. Barnaba stava per venire di nuovo a cercarti. Come ha detto, è il pensiero che conta, giusto? A quanto pare. Vieni, ti stanno aspettando. Temevamo che non ce l'avresti fatta. Specialmente ora che le guardie ateniesi ti cercano. Cleone dovrà fare di meglio per fermarmi. Che cos'è questo? Abbiamo un piano per sconfiggere Cleone. Oh, io non lo chiamerei piano. Un sacco di parole e poca azione. Quindi volete sconfiggere Cleone? Parlatemi del piano. Non sarà semplice. La sua morte interromperà la pace e per Atene sarà anche peggio. Ha ragione. Dobbiamo prima screditarlo. A quanto pare, Aristofane intende farlo con un'opera. Un'opera? È molto più di una semplice opera. Oh, non ti scaldare tanto. Non capisco perché non possiamo amarci tutti quanti. Sarebbe molto più divertente così. Non perdiamo tempo. Cleone sta inviando una nave a Mitilene per uccidere chi si trova lì. Il popolo si fida di Cleone. Accetteranno qualsiasi sua proposta. Ma questo non significa che staremo a guardare. Sconfiggere Cleone non sarà facile. Ma con il tuo aiuto sarà possibile. Disastro! Calmati! Dico il mio capolavoro! Cambierà tutto! Divertirà, stupirà, sullutticherà e aprirà gli occhi del popolo al... Non sono un attore né un... Per gli dèi, no! È per Tespi! Il mio attore principale è scomparso! Quindi dove posso trovarlo? Di solito Tespi non si allontana da casa. Non ci vorrà. Questa deve essere la casa di Tespi. Non sembri un attore, a meno che tu non stia interpretando una guardia ateniese. Io... Zitto, ti farò delle domande e tu rispondi... Ma il comandante Rexenore... Come ti chiami? Bulice. Bene, Bulice. Se te ne andrai da qui vivo oppure no, dipende... Sì.
Ti conviene dirmi tutto qua? So solo che volevano tenere occupato l'attore. Lo vedrai con i tuoi occhi. Sicuro che sia... Eseguo solo gli ordini... Fa qualcosa di utile e unisciti a noi. Mi accettereste? Cosa rispondi? Andà. Ha bevuto abbastanza. E che cosa te ne importa? Sì, che importa? Ti conviene andartene. Sono qui per conto del suo capo. Beh, non sta lavorando. Sì, non sto lavorando. Sì, lo è. Mi serve sobrio. Non credo che tu comprenda la situazione. Io dico che resto. Non va... Datemi Tespi e vi darò qualcosa in cambio. Ecco. Per il disturbo. Un idiota e le sue dracme. Molto bene. Non mi sento molto bene. Diceva, hai una maschera. Sei al sicuro? Diceva. Sei così forte, Caterina. Ui, al galoppo! I miei genitori dicevano che sarei stato un attore o un ubriacone. Ah, e io sono tutti e due. Gliel'ho detto, Cleone. Grazie, ma ora fermati. Mi serve solo che tu vada in scena. Certo, e a me serve la mia mu... Devi riprendere. Anche Caterina, ti prego. Se ti servirà a far... Il venditore di salsicce è una mia idea. A volte mi chiedo se ho fatto bene a lasciare Cefalonia. Allora Musa. Non sei il mio... Tespi ha detto che ti avrei trovato. Ah, il mio caro Tespi. Credevo che tu fossi il grande amore di Tespi. Quello è amore. No, Tespi vuole che tu lo raggiunga. Tespi adora andare... Ma tu sei la sua musa? Il comandante Rixenore vuole che stia alla larga da Tespi in questo periodo. Non temere, mi occuperò del Non capisci che razza di bastardo... Che intendi? Incontri segreti, strani ospiti, mi dai brividi. Se lo faccio... Sarà... Non temere, mi occuperò di lui. Portami la sua piccola... Ah. Nessuno può dirsi felice prima della morte. Fino ad allora non c'è felicità. Restano molti dubbi. Pare che Rexenore stia con la setta di Cosmos.
È una prova sufficiente. Non è la spada che avevo in mente. Ho fatto la mia parte. Sei troppo teso. E tu invece? Allora scorre del sangue. E come? Tespi è un attore. Metà delle ragazze qui sono state la sua musa prima. Ora, dobbiamo... Quest'opera è importante. Speriamo che possa cambiare... Nei tuoi occhi vedo qualcos'altro. Ma... Ti basti sapere che intendo fermare uomini come il comandante Rex. Prego, dimmi che hai notizie. Sta bene. E domani? Oh, grazie agli... Rispetto a quello che faccio di solito... Molto lieto di... Tieni, per il disturbo. Il popolo sarà anche il cuore di Atene, ma la mia opera sarà la... I nostri figli, se Cleone dovesse morire. E sapete anche quanto l'idiota sia poco istruito. Che impudenza! E pensare che avrei voluto proporre di far erigere una statua in città per ognuno di voi, per celebrare il vostro coraggio! Visto? Ci tratta come vecchi rimbambiti e striscia i nostri piedi per raggirarci. Ma l'astuzia dalla quale trae il suo potere questa volta si ritorcerà contro di lui. No! Ahimè! I cospiratori mi stanno uccidendo! Thank you.
Ho sentito che... Doveva restare. Cleone andava fermato. Solo gli idioti guardano al passato in momenti come questo. E tu non lo sei. Ora lavoriamo insieme per salvare. Quindi questo sarebbe... Fin da quando ho sentito Cleone parlare di Mitilene, sapevo che qualcosa non andava e ho cercato di scoprire di... Il tuo piano sembra promettente. Uno dei miei studenti si è finto una guardia dell'Acropoli. A quanto pare Cleone nasconde qualcosa e ha incontrato delle persone. Una mossa auda. Sono tempi bui. Se nell'Acropoli si nasconde qualcosa... Credo che lì... Dove vuoi che... Nella parte occidentale del... All'Acropoli. Bene, presto farò in fretta. Un luogo che si addice a Cleone. Quindi, per trovare la chiave, devo trovare il comandante Faello. Tracce di fango. Verranno dal giardino. Questa pala è stata usata recentemente. Yeah.
non hai speranze. Socrate aveva ragione. È proprio quello che ci serve. Ho
stesso impegno. Bene, sei qui. Il popolo attende il mio discorso. Dovresti riuscire a usare questo a tuo vantaggio. È quello che ho scoperto su Cleone. Mitilene è solo il primo dei luoghi che intende spazzare via. Con l'influenza che ha sulla polis, otterrà tutti i consensi che vorrà. Allora tocca a noi far cambiare idea al popolo. Ti unirai a me? Parlare al popolo potrebbe non bastare. Dobbiamo dimostrare che le azioni di Cleone sono sbagliate. Mi sorprende sentirti proporre una cosa del genere. Come avevi detto? Viviamo in tempi bui? È così. Segui il mio esempio e rispondi come se supportassi Cleone, non me. Farò del mio meglio. Ma Socrate, Cleone è un uomo del popolo. Dimmi, se ferisci qualcuno con una spada, non sei forse responsabile? Lo sono. E se ingaggi qualcun altro per ferire una persona, sei ancora responsabile dell'azione? Sì, sarei sempre responsabile. Sei ragionevole e quel che dici è giusto. Se una persona viene danneggiata in qualsiasi maniera e noi siamo parte della causa del suo danno, siamo responsabili. Abbiamo stabilito che possiamo fare del male a qualcuno anche indirettamente. Sì, giusto. Allora lascia che ti faccia un'altra domanda. Di chi dovremmo fidarci? Della maggioranza o di chi ha più esperienza? La maggioranza ha sempre ragione. E chi è che informa la maggioranza? Beh, suppongo che ci sia una guida da seguire. E se scoprissi che questa guida ha mentito alla massa che segui, che cosa faresti? I bugiardi meritano la mia fiducia. Giustamente. Se una persona ti mente una volta, chi può garantirti che non lo farà di nuovo? Sì, hai ragione. Allora concordi con me che chi mente non è degno di essere seguito. Ma certo! Oh, ateniesi! Non concordate anche voi che si possa avere la responsabilità di un danno arrecato anche indirettamente? Sì! E seguireste qualcuno se scopriste che vi ha mentito per il proprio tornaconto? Certo che no! Allora, in questo caso, vi prego e imploro di ascoltare bene le mie parole. La persona che seguite vi ha mentito per il proprio tornaconto. Cleone vi ha mentito per ottenere i voti necessari ad attaccare Mitilene e abbiamo la prova che lo rifarà. Se la sua nave arriverà a destinazione, la gente di Mitilene non avrà scampo. Ora che conoscete la verità, potete revocare la vostra decisione. È necessaria un'altra votazione. La vita di quelle persone è anche nelle vostre mani. La nave deve essere fermata. Forse poteva andare meglio, ma penso che il popolo non possa negare le prove che abbiamo presentato. Suppongo di aver imparato qualcosa, con tutto il tempo che ho passato con te. Il dibattito non sarà sempre rapido come una lama, ma sicuramente può ottenere lo stesso effetto.
ma è stato sufficiente. La notizia della condotta disonorevole di Cleone si diffonderà in tutta Atene. I cittadini amano la città e quello che rappresenta. Nessuno vuole la sua rovina. Io so i pezzi. Allora, che facciamo? L'opera è stata un grande successo, come previsto. Grazie allo spettacolo e alla prova che avete esibito alla Pnice, Cleone ha perso molta popolarità. E ora è diretto ad Anfipoli, nel tentativo di redimersi. Alexios! Brasida mi manda a cercarti! È vivo e sta bene! Dov'è lui ora? Anfipoli si prepara a combattere. Se lo raggiunge prima di me, digli che cosa ha intenzione... A Brasida serve il mio aiuto, e ho intenzione di darglielo. Tuttavia, se le nostre strade si incroceranno, non esiterò a uccidere Cleone. Qualsiasi cosa tu decida, ricordati che è solo un uomo. Non posso prometterti niente. Fa attenzione. Thank you.
Brasida. Alexios, lieto di vederti vivo. A Pilo non è andata come programmato. Almeno il mio braccio forte sta bene. Sono felice che tu stia bene. Ho ricevuto il tuo messaggio con piacere. Lieto che ti abbia raggiunto in tempo. Cleone è qui. Muoviamoci. Piano. Prima dobbiamo trovarlo. Siamo in inferiorità numerica e le spie dicono che ha già richiesto rinforzi ateniesi. A maggior ragione dobbiamo agire. Hai dimostrato di essere affidabile. È rischioso, ma mi fido di... Fermeremo Cleone. Bene, muoviamoci. Oggi daremo tutto ciò che abbiamo. Niente ripensamenti. Gli ateniesi sono qui! Spartani, carica! Arcieri sulle mura! Dobbiamo abbatterli! Ora! Ti spacco il cranio! Ecco la nostra occasione! Problemi! Ateniese, più avanti! Distruggiamolo! Spediamo questi ateniesi nell'Ade! Ho trovato qualcosa!
Prendi proprio tutto sul personale, eh? Merda! Vigliacco bastardo! Non puoi fuggire! Purtroppo per te, lo è! Non è troppo tardi! Puoi ancora unirti a noi! Non siamo da te! Non te la caverai con le parole! Perché non mi lasci in pace? Tutto questo è colpa tua! Alexios, andiamo! Mostra la pietà! L'hai messa contro di noi! Mia sorella! Abbiamo allevato noi Deimos. L'abbiamo resa forte, inarrestabile. L'avete trasformata in un mostro. Allora combatti al suo fianco. Istruiscila. Avrai di nuovo la tua Deimos. Il suo nome è Cassandra. Ti prego. Il mondo è diviso, Alexios. E noi lo uniremo. Sta zitto, cazzo! Sono disarmato. Abbi pietà. Tu non meriti una morte rapida. Ma quando varcherai le porte del mondo avrai ciò che ti spetta. No. Inginocchiati. Tu non capisci. Ah! Nessuno mi dimenticherà. Creone di Atene. Sarò ricordato. Sei già stato dimenticato. È fatta. Irina vorrà sapere della morte di Creone. Brasida. Dovevo affrontare subito Deimos. Mi dispiace, amico mio.
Tesoro, è passato così tanto tempo. Brasida è morto. No. Eimos l'ha ucciso in battaglia. E che ne è stato di mia figlia? Cleone ha colpito Deimos alla schiena con una freccia. La ferita non sembrava letale. Forse è ancora viva. Malaca Cleone, lo ucciderò con le mie stesse mani. È tardi, madre. Ho già spedito quel bastardo nello Stige. La mia famiglia. Mi resti solamente tu. Madre, c'è una cosa che devo fare. Devo andare al Monte Taigeto, dove tutto ha avuto inizio. Ho passato una vita intera a combattere e fuggire. Fuggire dal passato, combattere per dimenticare. Non intendo farlo più. Il mio cuore andò in pezzi su quella montagna. Devo lasciarmi quella notte alle spalle, una volta per tutte. Vengo con te. È qui che cambiò tutto. È come se non me ne fossi mai andato. Cassandra! Ai confini del mondo, una madre che urla il nome del proprio figlio. Toccante. Cassandra! Ti prego. Pronunci quel nome come se significasse qualcosa. È il nome che io e tuo padre ti abbiamo dato. Prima o dopo che mi portaste su questa montagna a morire? È stata la setta. Io cercai di salvarti. Feci di tutto. I sacerdoti mi dissero che eri morta. E a me dissero che tu mi abbandonasti. Cassandra, vieni da me. Siamo la tua famiglia. Possiamo tornare a casa. Famiglia. Casa. La mia spada è la mia famiglia. Il campo di battaglia è la mia casa. Ho promesso di salvarla, madre. Ma la setta le ha avvelenato la mente. Hai promesso a tua madre di salvarmi? Tu non mi hai salvata. Perché non hai detto la verità a tua madre? E quale sarebbe la verità? Che io sono la prescelta. Io sono la predestinata. Io porterò ordine in questo mondo. E tu non sei altro che un mercenario con una lancia rotta. Tu non hai alcun destino. Sei solo una pedina nelle mani della setta. Mi rallegra sentirtelo dire. Fin da quando ti ho incontrato, ho cercato di capire cosa sei per me. Sei un parassita che minaccia di soffocare e distruggere tutto ciò che ho creato. E sai qual è il modo migliore per estirpare un parassita? Eliminare l'origine. Cassandra! Quando ero piccola, trovai un cucciolo di leone. Era intrappolato. Un mio amico cercò di liberarlo. Fu allora che sentii il ruggito della madre. Restai a guardare mentre la leonessa faceva a pezzi il mio amico.
anche nel mondo animale. Una famiglia protegge il suo piccolo! Io ti volevo bene! Te ne voglio ancora! La persona che amavi è morta e il mio destino è chiaro. Non permetterò che mi ostacoli. Cassandra, ascoltami. Tu sei mia sorella. Ho cercato di proteggerti una volta e ho fallito. Ma non fallirò di nuovo. Questa apparteneva al nostro nonno una volta. Come tutti noi, Cassandra. Io... lo so. Alexios, aspetta. Grazie. L'hai visto con i tuoi occhi. Ora il futuro appartiene a noi. Siano lodati i vecchi e i nuovi dei.
Alexios. Non sarebbe dovuto andare così. Decenni fa, un gruppo di persone si riunì per confermare una teoria che secondo loro avrebbe potuto controllare l'universo. Sosteneva che il mondo era composto in parti uguali da ordine e disordine. Ma qualcuno scelse volontariamente il perfido abbraccio del caos. Così nacque la setta di Cosmos. Abusò del suo potere, conducendo il mondo greco in una guerra eterna. Tu fosti creato per porvi fine. Distruggendo la setta, hai fatto ciò che io non ho potuto. Sei un eroe, ma questo squilibrio ha un prezzo da pagare. Poiché senza il caos regna l'ordine supremo che limita il progresso e la libertà. Ma c'è ancora speranza. Speranza in te e nel futuro che creerai. Dobbiamo rimediare ai danni che abbiamo causato. Usa il bastone. Ripara la frattura nell'universo. Il mondo è nelle tue mani, Alexios. Devi tornare ad essere un eroe. E così? L'hai visto anche tu, allora? È bellissimo. Non è vero? Che cosa ci fai qui? Hai ucciso l'ultimo membro della setta? Beh, più o meno. Cosa? È così. Ero la loro guida, ma solo per poco tempo. Quando è arrivata tua sorella, tutto ciò a cui miravamo è cambiato. Stavi con loro? Con la cazzo di setta? Le potenze del mondo greco non stavano agendo nel modo giusto. La setta voleva un nuovo inizio. Con la corruzione, con il denaro sporco, hanno ucciso persone in una guerra causata da loro. Fomentare la guerra era uno dei metodi, sì, ma era tutto sotto controllo, finché all'improvviso non cessò di esserlo. E non mi piacque ciò che accadde da allora. Credevo che Deimos fosse dalla vostra parte. Non nel modo in cui speravamo. Come sai, è impossibile da controllare. Si è fatta strada fino al comando e ha esercitato persino più influenza di me. Malaka. Quindi cercavate noi? Non voi, ma la vostra stirpe. Persone come Leonida, come te, sono sempre state una minaccia. Ma poi ti ho conosciuto e mi hai sorpreso. Non eri come Deimos. Perché non usarmi e basta? Tu mi avevi in pugno. Mi hai reso ottimista. Ho pensato che potessi aiutarmi a distruggere la setta, ormai così corrotta. E l'hai fatto, seppur senza volerlo. Siete tutti uguali, egoisti e distruttivi. All'inizio era diverso. Non volevamo distruggere, ma reindirizzare. Io non capisco. Questa piramide, come funziona? Perché ce l'ha la setta? Anch'io ho cercato di capirlo. Per me è un mistero tanto quanto lo è per te. La setta venera questa piramide da decenni e l'ha usata per sostituire l'oracolo di Delfi, la persona più influente di tutto il mondo greco. Sfruttare la fede del popolo in un pantheon di dei morti aiuterebbe a riplasmare l'umanità in nostro favore. La piramide ha il potere di vedere nel tempo. Ma solo alcune persone possono attivarla. Persone come Deimos e quelle che appartengono alla vostra stirpe. Ma anche tu hai visto qualcosa? Non so come né perché, ma mi ha mostrato qualcosa. Che cosa hai visto? Ho visto te. Nella visione distruggevi la piramide e la setta.
Ho visto ciò che seguirebbe. Dici dopo la setta? Verremo sostituiti da un nuovo ordine. Il regno di un re filosofo. Ci sarà un allontanamento dai vecchi dei verso una società razionale, costituita da un regno del popolo per il popolo. E io devo trovare qualcuno per guidarla. Ma non avrei potuto farlo con la setta e il suo regime caotico. Allora ho lasciato che attuasse il suo piano e che la setta di Cosmos provocasse la sua stessa fine. Aspetta. Eric lo sapeva. Volevo proteggerlo, così l'ho tenuto all'oscuro. Avrebbe protestato. Ma non doveva morire. È la verità. Hai fatto delle scelte discutibili, ma credo che in questo tu ci abbia visto giusto. Lo conoscevi. La sua unica preoccupazione era il benessere del mondo greco. Se gliel'avessi detto, l'avrei distrutto. Quindi, ora che succederà? Spostiamo l'attenzione. Viriamo verso una nuova repubblica sotto un comando supremo. Un sogno che io renderò realtà. Ma è pur sempre un sogno. Un sogno non realistico. Dimentica quello che sai e immagina. Basta la democrazia. Niente più blu e rosso. Solo dei cittadini che lavorano per un bene superiore. È una follia. Non funzionerà, Aspasia. Non funzionerà. Non è follia. È saggezza. Quando il popolo di Atene lo saprà, capirà che è quello che ha sempre voluto. Persino tu. Ah, non ne sono sicuro. Hai passato una vita intera a badare a te stesso. Lasciati andare. Il mio piano ha bisogno che ti fidi di me. Vieni con me. Questo futuro non è un sogno. Vai. Guida la tua nuova repubblica. Non sarò io a guidarla. Ci servirà qualcuno con la cultura di un filosofo e la saggezza di un re. Merce rara di questi tempi. Non ce l'avrei fatta senza di te, Alexios. Stai facendo la cosa giusta. Cerco sempre di fare ciò che è giusto. Allora vogliamo la stessa cosa. Alex, c'è ancora molto da fare.
Ma non per miei. Siete al... la set sfrutta. Ma che ho visto di Birman. Aspetta, volevo pro... Si fidava di te. Gli dè ma è... di me. No, hai... vieni. Non posso lasciartelo fare. Hai causato troppi danni. Hai distrutto il mondo. Hai dimostrato di non comprendere ciò che facciamo. L'ho fatto anch'io. Alex. C'è ancora molto da fare. Ma non per miei. Siete tutti al... la sfrutta. Ma che di Birman. Sì. L'idea questo. Ma di me no. Vai, guida la tua Non sarò io a guidarla. Merce rara di questi tempi. Non ce l'avrei fatta senza di te, Alex. Cerco sempre di fare ciò che... Allora vogliamo la stessa cosa. Alex, c'è ancora molto da fare. Alexios! Una tempesta si avvicina. Posso resistere a ogni tempesta. A volte dobbiamo...
Dobbiamo mostrare al mondo di avere polso, anche se il caos alberga dentro di noi. Per essere il migliore non basta la forza. Alla scusa dei deboli. Ti faccio vedere io chi è debole. Beh, almeno la famiglia è riunita. Prendo altro vino. Non è stato così male, vero? Incredibile, ho di nuovo una... Le vie degli dei sono infinite. Non credo che ci siano gli dei. La qualità di un vaso dipende dal... I vasi sono semplici da Roma. Ricorda, a prescindere da chi ti circondi... Va bene, ti seguo. Ottimo lavoro. È stata dura ottenere il manufatto? Chi lo possedeva aveva molte domande da farmi. Dovevi venire. Acquisizione simultaneità. Acquisizione di una voce. Presto. Quel manufatto ci aiuterà a chiudere il tempio. Sei testardo quasi quanto il suo proprietario precedente. Ben fatto. Questo manufatto contribuirà a sigillare il tempio. Quasi contribuito a condurmi alla tomba. Tratti gli umani come scimmie utili ai tuoi scopi. Quanti manufatti hai creato? È stato difficile trovare questo manufatto. Ho solo dovuto tenerlo d'occhio. Osserva i traguardi che gli umani hanno raggiunto da soli. Democrazia, diplomazia, un retaggio di cultura e arte. Potremmo condividere tutto se li trattassi come tuoi pari. Nella tua disperata ricerca dell'immortalità hai ignorato l'ovvio. Hai compiuto infinite simulazioni per trovarne una in cui non cambia nulla. Non ha senso. Il cambiamento avverrà e non sarà la cosiddetta fine del mondo che temi. Vi definite salvatori, ma dimmi, questa apocalisse sarebbe esistita se tu non avessi manomesso il tessuto dell'universo? Sostituirò le tue ritrasmissioni. Non parlerai più per tutti noi. Sono Isu, come te, ma non prenderò più parte al tuo sfruttamento.
che vennero prima ci parlano e ci svelano i loro segreti, anche se queste parole di disapprovazione sono preoccupanti. Non è la prima volta che gli dei sono in disaccordo. Atena e Poseidone si contesero Atene. Chissà se Aletheia ha ottenuto il controllo di questo luogo. Antico avventuriero, ho creato questa registrazione per aiutarti. Scusami se sarò poco chiara. Noi Isu vediamo diverse versioni di passato e futuro e so che tu ci sarai più di una volta. I precursori miei simili hanno disseminato di sfide la tua strada, manufatti, creature, per non parlare del progetto Olimpo. Le cose sono sfuggite loro di mano. Non ho risposte semplici da darti. Il tuo futuro dipende da una moltitudine di scelte. Mi dispiace se molte di esse ti arrecheranno dolore. Le tue tragedie da teatro sono il vero oracolo. Ma ti prego, non arrenderti. Sei più importante di quanto immagini. E come Pandora, ho solo una cosa da offrirti. La speranza. Il dolore non è il nostro unico retaggio. Tu sei come me, ti ribelli al tuo destino. Non sei solo un mercenario, sei un eroe leggendario. Aggrappati saldamente alla verità e dominerai. Trova il tuo posto nella storia. Tutto ciò che c'è di terribile e meraviglioso a questo mondo ti spetta di diritto. Prendilo. Le sue parole sono per te, ombra dell'Aquila. Ciò che ho preparato ha dato i suoi frutti. Il potenziale della tua stirpe è dimostrato dagli stessi precursori. Aletheia dice di poter vedere il futuro. Molti futuri. Che sia il vero oracolo. Antico studioso, hai esteso la tua vita fino al limite estremo. Vedo che ti nascondi al mondo cercando di interpretare le parole dei precursori miei simili. Ti prego, ascolta il mio consiglio. Hai analizzato le equazioni della realtà stessa. Ti sei spinto più in là di qualsiasi altro umano. È incredibile e terribile al tempo stesso. È ovvio che persino questa piccola dose di conoscenza cosmica ti abbia deviato la mente. Mi dispiace. I precursori non dovevano condividere una conoscenza a cui non eri pronto. Vivi nell'oscurità. Devi comprendere che questa ossessione per il potere e per le stirpi non è il tuo vero retaggio. I precursori ti hanno manipolato. Usano il tuo intelletto straordinario a loro vantaggio. Tu vali più di questo. Crea il tuo retaggio. Lascia che siano le tue scoperte matematiche a irradiare una luce gloriosa dalla tua tomba. Ti prego, studioso, libera la mente e concentrati sulla tua situazione attuale. Ora possiedi un potente manufatto. Hai esteso a sufficienza la tua vita. Per quanto sia difficile, cedilo. È ora che sia qualcun altro a bilanciare le equazioni. No, no, menzogne! Non è un'ossessione, è ricerca di conoscenza. È la scoperta delle origini del mondo. È soltanto un'opinione, Pitagora. Comunque, piuttosto ragionevole, direi. Viandante del tempo, congratulazioni per essere qui. Sono lieta di condividere questo messaggio eterno, questo frammento di realtà. Questa registrazione è per te, anche se chi vive nel passato non potrà comprenderla. Prima o poi le nostre realtà simulate si incontreranno. O credi di essere davvero qui ad ascoltare questa registrazione? Non è una creazione dell'Anus? Non fa parte di una simulazione più grande? Quanto si espandono le increspature nello stagno? Parliamo, da ribelle a ribelle. Le regole dei precursori ci hanno trattenuto troppo a lungo. È il momento di nuove strade, nuove possibilità. Non è più l'era del controllo, ma della creazione. Altri precursori dal pensiero affine per creare un nuovo inizio. Non interferiremo più e inizieremo ad aiutare.
Dal tuo punto di vista ci vorrà molto tempo, ma quando saremo pronti, ti daremo il benvenuto tra noi. Dovrai solo premere un comando e avviare un'altra simulazione. È una follia, pura fantasia. Cercavo saggezza e invece ho trovato le chiacchiere confuse di una folle. Pitagora, calmati. Forse l'invito è per qualcun altro. Non c'è motivo di perdere la ragione per delle semplici parole. Incredibile. La conoscenza immagazzinata qui è immensa. Mi ci vorranno anni per decifrarla tutta. Allora? Hai trovato un modo per sigillare Atlantide? Sì, credo di sì. Beh, quale sarebbe? Il bastone è la chiave. Bene, è il momento. Non posso, non ancora. Non possiamo restare qui, non c'è tempo. C'è così tanto da apprendere. Con questa conoscenza possiamo cambiare il nostro destino. Non è il nostro destino, lo hai detto tu stesso. Stai perdendo di vista ciò che è più importante. Non lascerò che tu mi dia ordini o lezioni. Tu volevi sigillare questo posto e io ho accettato di aiutarti. Non avevo ancora capito cosa avremmo scoperto della prima civilizzazione. La creazione della razza umana. Noi stiamo sigillando questo luogo per impedire alla setta di usarlo per schiavizzare l'umanità. È più importante della tua ricerca della conoscenza. La setta non sarà che un insetto da schiacciare quando il potere sarà nostro. È troppo pericoloso lasciare aperto questo posto, e tu lo sai. Non potresti capire. Il tuo orgoglio costerà caro a tutti. Non è una questione di orgoglio. A cosa serve la conoscenza se per ottenerla condanni tutta l'umanità? È proprio quello che volevi evitare. A volte è meglio trovare da soli la propria strada. Non siamo pronti al potere racchiuso in questo posto. Hai ragione. Non posso salvare l'umanità direttamente, ma posso salvarla da se stessa. Ora il fardello è tuo. Le tue scelte determineranno il destino dell'umanità. Sì, lo capisco. Alexios, scegli con saggezza. Atlantide è troppo pericolosa. Devo sigillarla. Tutto in ordine. Quindi, apriti sesamo. Che potenza! I nodi sono interconnessi in modi che non avrei mai immaginato. È più complesso di qualsiasi altro tempio Isu abbia mai visto. Lisbona, l'Artide. Sto registrando tutto, Laila. Diventerai un'eroina per questa scoperta. Vedi il bastone da qualche parte? Non ancora, ma c'è altro da esplorare. Lo troverò. Il meccanismo dovrebbe essere aperto. Qual è il problema? Non lo so, Laila. Controllo i miei punti sull'isola. No, ho capito. Manca un raggio di luce. È ora di ingegnarsi.
Laila, quel pilastro sembra che si possa spostare. Quei pilastri sembrano avere degli specchi. Forse manipolando quei raggi di luce potresti illuminare qualcosa di importante. Ma dov'è? Cosa? Il vero saggio è colui che è consapevole di non sapere. Un mio caro amico mi disse questa verità. Impossibile. Alexios. Sì, mi chiamavano Ombra dell'Aquila, ma Icaro è scomparso molto tempo fa. Ti cercavo, ma non puoi... Non cercavi proprio me, vero? Funziona! Il manufatto Isu, il bastone di Ermete Trismegisto. Devi avere molte domande, Leila. Sai come mi chiamo? Forse me lo hanno detto gli dèi. Forse ho avuto una visione del futuro. Forse il congegno che hai nell'orecchio fa molto rumore. Scusa. Sono qui per un motivo. Per trovarti e porre fine a quello che ho iniziato molti secoli fa. Ho la tua lancia. La rivuoi? Oh, no. Puoi tenerla. È rotta. Ma tu la usavi così? È potente. La usavo per sconfiggere nemici che nemmeno Erodoto sapeva descrivere. Ma tutto finisce prima o poi. L'ho lasciata a lui quando ha esaurito il suo potere, come ricordo. Ho molte cose da dirti. Quel bastone è incredibilmente importante. Ti ha tenuto in vita. Come? Chiedi a un allievo di Ippocrate. Ho sentito che ne esistono ancora. Il bastone ha compiuto il suo dovere. Stiamo cercando di tenerlo alla larga dall'ordine dei Templari. Ascoltami. Ordine, caos. Se uno dei due trionfa sull'altro, il mondo morirà. Ho cercato di porre fine al caos e la cosa ha solo portato alla rovina.
Un tempo servivo l'ordine. Ora combatto per il libero arbitrio. Per il caos. Pitagora aveva ragione. Tu sei la chiave della profezia. Tu riporterai l'equilibrio. Leila. Ho combattuto numerose guerre ormai. Ho visto troppe persone morire. E ho viaggiato da un'estremità della Terra fino all'altra. Questo appartiene a te ora. Promettimi una cosa. Qualunque cosa. Quando avrai finito, devi distruggerlo. Distruggili tutti quanti. Madre di tutte le cose. Kaire. Ci sono molte parti della storia che non ho visto. Devo tornare nell'Animus e fare di nuovo visita ad Alexios. Che ci fate qui voi due? Ci conosci, ti seguiamo dappertutto. Il vecchio Erodoto era impaziente di vederti. Te l'ho detto, Barnaba. Pare che Terra nasconda un segreto inimmaginabile. Sì, ma un mondo perduto? È perfettamente possibile. Atlantide potrebbe esistere. A me sembra una frottola, ma lui insiste. Erodoto ha ragione. Atlantide esiste. Incredibile! Oh, davvero? Non riesco a crederci. Dimmi tutto. Mia madre mi ha mandato qui a incontrare il mio vero padre. Conoscete Pitagora? È lui. Tuo padre viveva in un vulcano. Pitagora? Ma è impossibile! Significherebbe che è immortale! Aveva un bastone che apparteneva all'antica civilizzazione. L'ha tenuto in vita tutto questo tempo. Ha perfettamente senso. Beh, e dov'è? Presentacelo, dopotutto è tuo padre. Era un uomo testardo. Voleva tenere la conoscenza di Atlantide solo per se stesso. Testardo. Deve essere un tratto di famiglia. Intende dire che gli dispiace per il tuo lutto. Sto bene. Ma non parlatene mai con nessuno. Resterà tra noi. Hai la mia parola. Ma il mondo deve sapere. Sarebbe la storia più straordinaria della nostra epoca. Erodoto. Oh, va bene. Allora è deciso. Andiamo avanti. Come sempre. Abbiamo imparato molto, vero? So tutto io. Parla per te. Io cerco la verità. Gli dèi sanno che non è tutto vero quello che si racconta nei miti. Vengono dagli dèi in persona, la fonte più affidabile che esista. Entrambi mi avete aiutato molto. Non importa cosa sia giusto o sbagliato. E tu lo sai. Essendo l'ombra dell'aquila semidivina. Forse anche lui è immortale. Sì, come no.
C'è una cosa di cui sono certa. È stata un'odissea che non dimenticherò. Pronti ad andare! Il timone ti attende, comandante. Giù le vele! Remi in barca! Armatori, ai vostri posti! Il comandante è assente! Sei qui. Custode, hai fatto molta strada per incontrarmi. Custode? I nomi cambiano, ma questo incarico è eterno. Tu sei il custode, sorvegli il grande sigillo e tieni al sicuro il... La tua voce, l'ho sentita ad Atlantide. Ti ricordi? Io sono Aletheia. Ora che hai il bastone tra le mani c'è una connessione. Una connessione. Ora posso presentarmi a te in una forma che puoi riconoscere. Devi consegnarmi all'erede dei ricordi. Lei ci guarda anche in questo momento. Quindi devo custodire il bastone finché questa erede non lo prenderà da... Ciò che succede a tutti noi. E allora lei aprirà il grande sigillo per Atlantide. Esso vuole essere aperto. Il tuo compito... Va bene. Ok, cosa mostra la tua diagnostica? Stiamo ottenendo i risultati. Ci vorrà un po' di tempo per analizzarli. Per ora... Kiyoshi, ti ho perso. Ci sei? Un altro bug. Dicevo, per ora cerca di riposarti. Erede dei ricordi, il grande sigillo ti attende. Victoria, hai sentito? No, qui nulla. Che cosa hai sentito? Prima c'erano delle interferenze, come se qualcuno ci stesse disturbando. Ma ora ho sentito una voce. La stessa che Alexios ha sentito ad Atlantide. Potrebbe essere l'effetto osmosi. Come ha detto Kiyoshi, cerca di riposarti mentre Alanna analizza i risultati. Vai al sigillo, erede.
Il custode mi ha consegnato a te. Ha mantenuto la sua promessa e ora io e te siamo connessi. Erede dei ricordi, questo è il grande sigillo di Atlantide. Ha atteso a lungo di incontrarti. Victoria, il bastone emette la voce di Aletheia. Victoria! L'intruso non può sentirti ora. Disturbi le mie comunicazioni? Concentrati, Leila. Non sta impazzendo. Almeno credo. Quel ricordo, se non era un malfunzionamento dell'Animus, Alexios era il custode e doveva conservare il bastone per me. In qualche modo il bastone può riprodurre dell'audio ed è connesso a questo sigillo. Questi simboli sembrano quasi il meccanismo di una serratura. Nomina questi simboli in ordine e finalmente il sigillo si aprirà per l'erede dei ricordi. Ok, bastone parlante, ma quali simboli e in quale ordine? Ci sarà un modo per saperlo. Il custode aveva la soluzione di molti enigmi. Altair 2, torno nell'Animus. Se mi ricevete potete monitorare i miei segni vitali, bene. Altrimenti, beh, vi siete guadagnati un ve l'avevo detto gratis. Custode, il nostro compito è guidare l'erede dei ricordi ai simboli. Teras, quello che ha aiutato Fidia a scappare da Atene. È per questo che mi hai riportato qui. Qui il ruolo di custode si legò a te, anche se non lo sapevi ancora. Per scoprire la verità... Troverò... I nostri scopi qui... Leila, rispondi. Alan, sei tu. Due cose. Qualcosa disturba le comunicazioni, è per questo che abbiamo perso i tuoi segni vitali. Kiyoshi sta indagando. So che sembra folle, ma credo sia il bastone. Ormai non mi stupisce più nulla. Comunque voglio verificare. Inoltre, l'Animus ha dei seri problemi. Victoria impreca in francese contro i monitor e onestamente temo che quello che fai non sia sicuro. Quello lo chiami imprecare? Leila, l'Altair 2 sta raggiungendo la tua posizione. Ti chiediamo di risalire a prendere un po' d'aria mentre indaghiamo. Non posso, Vic. Alexios sta cercando Teras, che forse sa come sbloccare il grande sigillo di Atlantide. Il cosa? Leila, non... Teras era un amico di Fidia. Vi darò notizie appena avrò qualche risposta. Leila, chiudo. Non so più di quanto non sapevo. Vorrei fermarmi, ma... Controllate! Volentieri, quando mi avrai... Ombra dell'Aquila! Stai bene? Non è niente in confronto a quello che hanno fatto al povero... Cosa sai di Fidia? Sono solo voci. Una donna vestita d'oro è andata alla sua bottega. La... Simboli? Ho esplorato le tombe di Agamennone, di Eteocle e di Orione. Sono un viaggiatore come te. Ti serve un rifugio sicuro, Teras. Sarò per sempre...